permettetemi di dire un'ultima cosa che non è in scaletta. Io questa sera dico una cosa forse banale: sono felice, e la felicità a volte è inflazionata e a volte è difficile anche da capire, ma sono felice perché in 11 anni sono caduto un sacco di volte e tutte queste cadute mi hanno insegnato a rialzarmi, e sono felice perché so che cadrò ancora tante volte, e proprio perché cadrò avrò l'opportunità di rialzarmi, e queste cadute mi insegneranno tante cose importanti per andare avanti e per crescere sempre di più. Per tutto questo io sono felice, e ve lo dico con sincerità, perché se la mia sincerità questa sera vi è arrivata, significa che stasera tutti possiamo essere felici, oggi, in futuro, e significa che questa sera abbiamo vinto tutti e vinceremo sempre. Grazie. Grazie a Johnny, grazie a tutti gli ospiti di Italia Movie Award, ci vediamo l'anno prossimo. Regista di un film mai sentito, Basilica, film, ma non è mai nato, Luca Vite, non esiste, il festival non esiste, Carlo Fumo, è finzione, è fumo. I premi ai comici non vengono dati quasi mai, i premi vengono dati agli intellettuali, o quali, o simili, però ogni tanto qualche premio viene anche dato a chi fa sorridere, e questo è piacevole. Buonasera, grazie per l'accoglienza, meravigliosa, bellissima, grazie. Io voglio venire a vivere qui. Sapete che Carlo Fumo, oltre a organizzare un bellissimo festival, è un promettente regista giovane. Interpretazione di Ruggero Camerana nella fiction di successo Le tre rose di Eva! Italia Movie Award 2014 a Luca World. Carlo Fumo, regista straordinario, un ragazzo d'oro che va veramente seguito, perché è un ragazzo che si impegna, sta facendo veramente tanto per il cinema, si sta facendo un cuore così. Grazie per tutto quello che fai, grazie. Allora, io sono un patito del festival, Carlo Fumo aveva 6 anni. Addirittura. Mazza, tiene 27 anni questo guaglione, già l'ha messo sul sommaradano, sto festival, complimenti, da 6 anni poi, quindi ha iniziato quando era ancora in verde. Ma sto da Dio, stare su questo divano tutta la sera, anzi dormirei qua, no, bene. Poi è lodevole quello che stai facendo, è interessante, non demordere, perché poi sei così giovane, questa energia ti spetta. I'd like to thank Carlo for doing this great festival. C'ero stata soltanto una volta, ma ritornarci con te è stata una è come se fosse stata la prima volta, è bellissimo. Grazie, che bella accoglienza, grazie mille, davvero, siamo molto 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 felici di vedere tutto questo entusiasmo, quindi grazie, soprattutto la signora, è partita proprio yeah!
importante per noi che gli artisti che sono presenti qui riconoscono in questa iniziativa appunto il valore culturale, perché poi alla fine fare cultura non dipende dove la fai, l'importante è che hai voglia di farla, la fai in un certo modo, e oltretutto appunto con la masterclass a 100 ragazzi diamo l'opportunità di fare anche formazione gratuitamente. Bellissima questa cosa, bravi. A parte che un festival così ben organizzato è proprio una perla rara, proprio veramente rarissimo. Lo consegnare da Marco Bellardi, perché questa è una bella cosa, un produttore che premia un critico e un critico che premia un produttore. Un piacere veramente. Grazie. Uno grazie. Scambio di vituperi d'argento. Gentili. Siamo scambiati siamo scambiati i premi. Però devo dire questo è molto bello. Persone appassionate di cinema, drogati di cinema, crediamo nel cinema, crediamo proprio nel veicolo cinema, crediamo nella possibilità di comunicare attraverso il cinema, e quindi noi sogniamo che ci siano più modi possibili di raccontarlo, come quando c'era Sergio Leone, vi ricordate? La nota di calore l'ho avuta io arrivando qua e avendo un'accoglienza meravigliosa. Non è sempre così, quindi quando si percepisce un affetto automaticamente si contraccambia, e incontrare il pubblico che ti guarda al cinema, che molto spesso tu non vedi, da attore non lo vedi, averlo di presenza devo dire che è stato molto bello, emozionante. Mi piace Italia. È bellissima qua, che la storia c'è, la amalfitana Sorrento Coast. L'accoglienza è stato un grande abbraccio collettivo, e queste sono le cose che poi danno anche un grande senso a questo mestiere, no? Quindi vi ringrazio veramente di cuore di essere qua. Puoi andarti in tutte le parti del mondo, però rimani da dove vieni. Poi io mi sono andato dalla Sicilia a 23 anni, quindi insomma non ero grandissimo, neanche piccolo, quindi ormai il timbro è rimasto. Abbiamo deciso che il nostro punto fermo è lì, che i nostri bambini cresceranno lì come noi, come l'aria che abbiamo sempre respirato, perché ci piace tanto la nostra terra e non ci stacchiamo. Pompei, e grazie di tutto.
Italian Movie Award, questa serata, questi 10 anni dimostrano che poi le persone fanno la differenza. Tu hai fatto la differenza in questo territorio, ti meriti gli applausi quanto ce li meritiamo noi. E per noi che lavoriamo nel cinema è proprio attraverso personalità come la tua che secondo me possiamo allargare il nostro bacino di utenza. La cosa bella di questa serata è che non è nata spontaneamente perché ci sono 10 anni dietro le spalle. E quindi, ripeto, questo è molto interessante. Sicuramente non puoi amare il cinema come lo ami te senza respirarlo, e qui si vede che a te piace il percorso visuale del cinema e anche, fammi dire, fare delle cose provocatorie, però questa cosa è visionaria più di quanto non potrà mai essere il tuo cinema, quindi complimenti veramente per quello. Sono molto contento di ritrovarti cresciuto in tutti i sensi, con un festival che è diventato una realtà, che non è più solo un'idea di un ragazzo che voleva sognare il cinema. Siamo stati a diversi festival e c'è un'atmosfera diversa. Tutti sono organizzati benissimo, invece qui abbiamo visto una grandissima organizzazione, sono tutti molto gentili e speriamo di ripresentarci tutti gli anni, perché vorrebbe dire che stiamo facendo altri film. Il futuro che voglio io è quello in cui siamo in grado di abbracciarci davvero, come è successo tante volte nel passato. Italian Movie Award 2018 a Carolina Crescentini. Io quello che posso dire per il futuro è un augurio, fare un augurio enorme al cinema in generale, che io sono 4 anni che faccio questo mestiere come avevo intenzione di farlo, e credo che siamo fortunati perché siamo in un momento nuovo, e allora il futuro è pronto ad accogliere cose interessanti. Siamo molto contenti, felici ed orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio dell'Italian Movie Awards. Sì, contentissima, sono felicissima di essere qui a New York, per me è un onore, infatti grazie Carlo, veramente. Grazie a te. Perciò grazie ancora e un abbraccio a tutti voi. Volevo salutare questa sera anche un mio caro amico che so essere presente, che è Claudio Bisio, il grande Claudio Bisio, e a cui stasera mi dicono verrà addirittura assegnato un premio. A Claudio Bisio un premio, è una cosa un po' così... I'm opening before close, before it was already open, sorry, we said, I can't open it. Questo è tuo, e noi prima di chiamare... Ma alla dogana lo passano questo qua, non è che... Abbiamo il trailer. Adesso ci guardiamo il trailer, ma prima volevo... Con... Tutti in giro a fare un braccio di ferro. Volevo regalare il mio premio, posso? Certo. Lo volevo regalare a lui perché è venuto qui a cercare fortuna e è un ragazzo... Per il premio più importante di questa sera, per il Roots Italian Community Award 2019, premio alla carriera a Gian Turturro. I would like to molto molto grazie to un grande regista Francesco Rosi. John, i ragazzi della... You're a beautiful face. Thank you. He's good. He should be in a movie. Okay. He's good. You too, you're good too. Not as handsome as Claudio, but I accept this as an encouragement. As an encouragement to go on. Io accetto questo premio e mi fa del coraggio per andare avanti. Grazie. Thank you. E che questo premio possa portarti fortuna. E nell'anno del futuro ti sei trasferito in una città di grandi opportunità, e quindi spero che il tuo futuro possa essere sempre più luminoso. Grazie. Grazie mille. Un po' deve migliorare. Ma se nella prossima stagione di Gomorra dovrebbe esserci un ruolo che poi te ne parleremo. Perfetto per me? Sì, tipo muori subito, però. Vabbè. Ah, ok. No, però ho sempre
desiderato, ho sempre desiderato morire in un film e una scena di sesso. Due cose che vorrei tantissimo fare in un film. Ecco, morire e fare la scena di sesso. La scena di sesso dobbiamo organizzarci, però sulla morte non ti preoccupare, con comunque. A posto, perfetto. Vabbè. Una bella pistolata. Vabbè, ma la pronuncia non è male. Pistolata. non alludere. Ah, no, ah, ok. No, ma che maliziosi! Che maliziosi! Comunque, grazie mille, Salvatore. Grazie. Prego, Salvio. Ma com'era il tormentone che ti ricordavi tu? No, basta. No, basta. Ma è l'unica frase che sai. È l'unica frase che so, è l'unica che mi hai insegnato. La prima, primissima che mi hai insegnato. Perché le altre erano troppo spinte. No. Ciao. Parole spose. Grazie a John e grazie a tutti gli ospiti di Italia Movie Award. Ci vediamo l'anno prossimo. Ed è qui insieme a tutti quanti i ragazzi della Masterclass che invito i filmmakers di tutto il mondo e soprattutto quelli italiani e i giovani che amano il cinema a partecipare alla prossima edizione del Festival Italian Movie Award. È molto semplice, basta andare sul sito italianmovieaward.it.